Amici, ma soprattutto amiche di TV Luna, buonasera e ben ritrovati ancora una volta con l'unico vero appuntamento rigorosamente live, con il calcio che conta. Ben ritrovati quindi con Luna Azzurra Stadio 2.0, con la morte del cuore per tutto quello che sta accadendo nel mondo, e non dobbiamo mai dimenticarcelo. Siamo qui questa sera per raccontarvi una partita che potrebbe passare alla storia. Un film di qualche anno fa aveva come titolo Alla ricerca della felicità. Questa sera si gioca Alla ricerca della immortalità, per quelle che sono state le parole spese alla vigilia dal tecnico del Napoli Luciano Spalletti. È la sera di Napoli-Milan, appaiata in classifica a quota 57, un punto in meno rispetto all'Inter, che deve ancora recuperare un match, quello contro il Bologna, e quindi la squadra di Spalletti questa sera cerca il controsorpasso nel big match della 28esima giornata del girone di ritorno della Serie A Team. Buonasera e ben ritrovato a Carlo Iacono. Buonasera e ben ritrovato Lucio, buonasera agli amici a casa. Hai detto bene, queste sono quelle serate che possono lasciare un segno nella storia. Lo sa bene Spalletti, lo sta infondendo ai suoi, perché anche ieri in conferenza stampa ha tenuto sempre l'acceleratore premuto, no? A ricordare ai ragazzi che lo scudetto passa da qui, da questi scontri diretti, e quindi il Napoli sta vivendo questo avvicinamento alla partita davvero con grandissimo entusiasmo, probabilmente un entusiasmo che mancava dagli anni di Sarri, e credo che si senta in città invece un'euforia. C'è un'atmosfera pazzesca, sì. Infatti poco fa, grazie a Giuseppe Trapolino e a Dino Piacenti, abbiamo registrato le immagini dell'arrivo del pullman del Napoli in mezzo a centinaia di tifosi. Questa sera, lo sapete, sold out assoluto, il record stagionale per questo match, nonostante la capienza ovviamente limitata ancora al 75%. Tra poco siamo pronti per proporvi le immagini proprio dell'arrivo del pullman del Napoli, della squadra, acclamato tra le urla festanti delle persone che incitavano i giocatori del Napoli a dare tutto, giocatori del Napoli che ancora non sanno qual è la formazione ufficiale, di conseguenza non la sappiamo nemmeno noi. Eccole qua le immagini che abbiamo registrato poco fa grazie a Giuseppe Trapolino. Tra poco vedrete il pullman del Napoli, venite ascoltato dalla polizia e sentite le urla dei tifosi del Napoli. Pullman del Napoli bellissimo, tra le altre cose, con l'effigie del grande Diego Armando Maradona, lui che è stato il più grande protagonista delle sfide epocali di fine anni 80, inizi anni 90, tra il Napoli e il Milan, quando le due squadre si contendevano i titoli di campioni d'Italia. Quest'anno cercano di spodestare l'Inter e di scucire dalla maglia dei nerazzurri il tricolore. Staremo a vedere come andrà a finire. Carlo, ti chiedo subito, partita decisiva? Credo proprio di sì, perché vincere stasera permetterebbe al Napoli di sfruttare quella spinta, quella scintilla che si è accesa all'Olimpico di Roma e che poi potrebbe infiammare tutte le successive 10. Quindi vincere stasera proietterebbe il Napoli in una nuova fase della sua stagione, l'ultima decisiva. Innanzitutto salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando, siete in tantissimi anche questa sera. Abbraccio subito il mio grande amico Mario Beatoino che è all'ascolto. E allora siamo pronti per andare subito all'esterno dello stadio per vivere le emozioni di questo prepartita. Tantissimi i tifosi, non sono ancora ufficiali le formazioni, sapete però tranquillamente che il Napoli dovrebbe giocare con la formazione praticamente tipo, ossia Ospina tra i pali, Rachmani e Koulibaly al centro della difesa, Mario Rui e Di Lorenzo sulle fasce, Lobotka a centrocampo insieme a Fabian e poi Politano. Zielinski, Insigne a supporto di Victor Osimhen. Il Milan recupera perché è convocato Zlatan Ibrahimovic, che non parte ovviamente titolare, parte dalla panchina. Dovrebbe giocare Olivier Giroud in attacco al fianco di Leao, occhio soprattutto al portoghese in grande spolvero in questo ultimo scorcio di stagione. Carlo, in un minuto la presentazione di questo Napoli-Milan per quelle che dovrebbero essere le formazioni in nostro possesso. Ti confermo quasi tutte le formazioni, cioè entrambe le formazioni che hai citato, perché il Napoli dovrebbe giocare con quegli 11 lì. C'era l'unico dubbio tra Politano ed Elmas. Perché questo dubbio? Perché la catena sinistra del Milan è davvero fortissima, lo sappiamo, ci sono Hernandez e Leao, e soprattutto è lì che costruisce più gioco il Milan. Ed è lì che il Napoli la vinse a Milano con gol di Elmas. Ritornando alla partita,
partita, a quelli che possono essere gli scenari tattici, io mi aspetto un che sì, che parte trequartista ma viene molto all'interno del campo, questo per permettere a Leao di stare molto largo e Hernandez di scendere, quindi un Milan che andrà a sviluppare magari la manovra a destra per poi cambiare lato e attaccare il Napoli sul lato debole. Saluto anche quindi il mio amico Gioacchino che ci sta guardando insieme al papà, un grande abbraccio a voi due, a Gioacchino e al papà. E allora andiamo subito da Dino Piacenti, che inizia a intercettare per noi un bel po' di tifosi, e vedo un microfono speciale questa sera. Zio Dino, e complimenti come sempre, perché sei sempre attento a quelle che sono le dinamiche che ovviamente esulano dal calcio. Stop alla guerra, noi vogliamo solo e soltanto la pace. Zio Dino, a te. Buonasera socio, benvenuti amici di TV Luna in diretta con Luna Azzurra Stadio. Siamo nel gate della curva B. C'è questa bandierina che bisogna vedere bene, perché noi siamo per la pace nel mondo, no war. C'era un claim negli anni 70 che diceva make love not war, fate l'amore non fate la guerra, quindi noi ci auspichiamo quanto prima si possa tutto ristabilire politicamente, militarmente, tra l'Ucraina e l'Unione Sovietica, e quindi noi confidiamo e vogliamo portare anche noi questo messaggio di pace. Strado Diego Armando Maradona, c'è una fibrillazione straordinaria, come detto poc'anzi, a pari punti 57-57 Napoli-Milan. È la partita decisiva per lo scudetto, insomma adesso andremo a testare anche l'emozione, la sensazione dei tanti tifosi qui dal gate in curva B, poi ci sposteremo in tribuna, ma io vedo già delle tifose bellissime, anche amica Raffaella, come stai? Ciao Dino, buonasera, tu come stai? Bene, buonasera. Salutiamo Lucio Pieri che è in studio. Buonasera, ciao. Allora, siamo tutti quanti fiduciosi di questa partita? Assolutamente sì, guarda, una serata meravigliosa, un calore che si respira qui fuori, siamo in tanti, siamo adrenalinici, tutti per il Napoli, tutti per la pace soprattutto, e buona serata a tutti. Abbiamo la bandierina, vedi, sul nostro microfono. Quindi la teniamo soprattutto nel cuore quella bandierina. Assolutamente, forza Napoli sempre. Forza Raffa. Napoli sempre, buona serata. Ciao. E andiamo, ciao Raffa, buona partita, andiamo verso i tifosi che sono qua, buonasera, la sciarpata, eccoci qua. Allora, ciao. Questo Napoli, ciao. Siamo arrivati a questo punto della situazione 57-57, poi questo clima che la squadra ha ritrovato, il calore dei tifosi. Stasera dobbiamo assolutamente vincere, fondamentale, partita fondamentale per noi. Speriamo. Fiduciosi. Senza pronostici. I pronostici non si fanno stasera. Siamo fiduciosi? Sì. Sì, siamo molto fiduciosi. Speriamo bene. Senza pronostici, senza niente, solo forza Napoli. Solo forza Napoli, i pronostici non si fanno. Venite qua, allora, buonasera. Buonasera. La sensazione c'è, però il pronostico non lo facciamo. No, siamo scaramantici. E siamo per la pace soprattutto. Sempre. Senza no war, pace. Assolutamente. La pace. Buonasera, venite. Buonasera. Allora, c'è una bella sciarpata questa sera qui in curva B, no? Dovrebbe fare sempre. È un'iniziativa. Sciarpata sempre. Sì, è un'iniziativa che dovrebbe non solo nelle partite importanti, ma rendere lo stadio più bello, diciamo. Assolutamente, chiaramente siamo emozionati, c'è una bella sensazione, il pronostico no. Spalletti, un grande allenatore, ha portato questa squadra al vertice. Grande allenatore Spalletti, speriamo che finalmente ci porti a vincere lo scudetto dopo tanti anni. E niente, speriamo bene. Forza Napoli, forza senza Napoli pronostico. Allora, sensazione bella? Bellissima, come sempre, come tutte le sensazioni. Speriamo di riuscire a ricavare pure questa partita. Voglio fare un saluto particolare a tutti i napoletani tifosi del Milan in questa settimana che ci siamo beccati. Speriamo che sia una bella partita e vinca il Napoli. Forza Napoli! Sempre pace per tutti. Pace per tutti innanzitutto. Prima cosa, la pace nel mondo. Bravo. Tifosi nel set, qui chiaramente nel gate della curva. Io mi sposto anche da quest'altro lato, poi vado ancora a intervistare altre persone. Allora, pronti per questa partita, emozionato? Sì, emozionatissimo, perché io dall'inizio del campionato ho sempre detto che il Napoli è una buona squadretta che sta lottando per la retrocessione in Serie B. Chi temiamo del Milan come calciatore? Chi fa più paura come calciatore del Milan? Ma per me non fa paura nessuno, perché per essere vincenti deve saper perdere per essere uomini. E pace nel mondo.
Sempre la pace nel mondo. Mai guerra. Mai la guerra. Forza Napoli sempre. Sempre, forza Napoli sempre. Allora qua siamo pronti naturalmente, già pronti. Prontissimi, carichissimi. Su telefoni facciamolo vedere. Green Pass, gate, curva B, come finirà stasera? Non lo diciamo, la sensazione com'è? No, non ci riesco proprio. Non lo diciamo. Ci dobbiamo solo divertire e sostenere i ragazzi. Assolutamente, perché siamo a 57 punti entrambi. Non ci interessano i punti, vediamo, poi si vede. Allora, chi è il calciatore che ti fa più paura nel Milan? Chi toglieresti al Milan come calciatore che è forte? Teo Hernandez. Per te Hernandez? Perché Teo Hernandez sarebbe il giocatore che può servire al Napoli in quel ruolo. Napoli è forte lo stesso. Allora, sciarpata qui in curva B stasera? Sciarpato, sì. Si dovrebbe fare tutte le domeniche la sciarpata. Sempre. Anche perché questa squadra è riuscita a ricompattare bene anche voi tifosi, vi sta dando belle soddisfazioni, no? Sì, diciamo abbiamo ritrovato entusiasmo e quindi siamo qui stasera per sostenere i ragazzi anche noi. Siamo adrenalinici in fibrillazione. Pace nel mondo, no alla guerra. Sempre no alla guerra. Sempre pace, perché siamo veramente con il lutto nel cuore, accadono cose brutte, speriamo che finiscano quante cose. Cosa che non vorremmo vedere, diciamo, nel 2022. Però. Assolutamente no, la pace per tutti, buona partita. Eccoci qua, per esempio, mascherine. Allora, ci muniamo di mascherine. Allora, sciarpata sempre. Venga. In onore di Dries Mertens, che entrerà e segnerà. Oh, abbiamo un pronostico, Lucio, quindi Mert c'è qui, vediamo. Quindi il gate della curva B. Oh, tutto il contrario, mettiamola che si legge da questo. Ecco qua, l'unico fuori classe è Dries Mertens, che questa sera il nostro amico, che si chiama Eugenio, segnerà. Pace nel mondo sempre. Sempre. Pronostico 2-0 per il Napoli. Zilischi, Mertens. Vi voglio bene, Juve merda! Si è sentito? Forza Napoli! 1-2-3, un giorno all'improvviso mi innamorai di te. L'amore ti batteva, non raggiungere perché. Ale, ale, ale! Tutti! Ale, ale, ale! Ale, ale, ale! Ale, ale, ale! Bene. C'è quest'aria bellissima di tifosi, naturalmente noi ci tuffiamo anche da quest'altro lato. Buonasera. Siamo pronti? Siamo prontissimi, dobbiamo vincere. Non lo diciamo, la sensazione c'è, però se succede, insomma. Se succede il panico. Però siamo fiduciosi. Ecco. Non ci illudiamo, perché il Napoli comunque ci ha abituato a illusioni che poi non sono state rispettate. Piano, questa sera ce la giochiamo, siamo a pari punti, speriamo. Pace nel mondo, tu sei giovanissimo. Pace sempre. Pace nel mondo, sempre, no war. Pace war, nel sempre. Mondo. Bene, complimenti. Allora, tifoso storico lei, da quanti anni viene qui? Sono 6-7 anni che vengo. Tifoso del Napoli? Sì. Oh, lo dica lì. La sensazione com'è? Com'è questa squadra? Spalletti, l'allenatore, le piace il Napoli quest'anno? Emozionante, sì, emozionante. Pace nel mondo sempre, eh? Sì, sempre pace nel mondo. No alla guerra. No. Assolutamente, noi entriamo da questa... Buonasera, eccoci qua, allora. Pronti? Sì, siamo carichi. Stasera. Carichissimi siamo, carichissimi. Ce la possiamo fare. Chi è il calciatore che vi spaventa di più nel Milan questa sera? Non dovrebbe giocare Ibrahimovic di nuovo titolare. Ibrahimovic non parte titolare. Non parte. Allora sembra di no. Sono Teo e Ibrahimovic. Quindi Teo Hernandez e Ibrahimovic, caro Lucio, sono i calciatori che fanno più punti. Esatto. Ma noi siamo più forti. Siamo più forti. Sempre forza Napoli. Un giorno all'improvviso morai di te. Un cuore mi batteva e vuoi sapere perché? Noi abbiamo un'altra versione, povero Gabbiano. Hai perduto la compagna. Buona partita. Allora, noi intervistiamo anche
altri tifosi, ce ne sono tanti. Ragazzi, allora, siamo tutti pronti, emozionati? Super pronti, siamo super pronti, aspettiamo solo la vittoria, aspettiamo. Oh, l'hai detto, eh? Detto, pronti? Lo dico, non sì, abbiamo paura, l'aspettiamo, non l'aspettiamo. C'è una sciarpata importante stasera in Curva B, eh? C'è molto di più, c'è molto di più. Bisognerebbe farla tutte le domeniche, tutte la sciarpata. Tutte le domeniche, piano piano ci arriviamo, tempo allora, al tempo. Spalletti ci ha dato belle soddisfazioni, ci sta dando belle soddisfazioni. Penso che con l'importanza di stasera possiamo verificare già Spalletti cose con questo Napoli. Quindi non lo diciamo, non succede. Lo diciamo. Se non succede, diciamo, no. Succede. Siamo però... scaramantici a Napoli, non parliamo, ma già sappiamo tutto. Assolutamente, pronostico non si fa. Non ce ne fa. Però nel mondo, guardo la bandierina, l'ho portata questa sera, nel mondo pace. Sempre la pace. Mai guerra. Mai guerra. Mai guerra. Mai guerra. Guerra l'aspettiamo solo sul campo verso dare la maglia. Perché in Ucraina si sta soffrendo, sì. Stiamo soffrendo anche noi qui in Italia e nel resto del mondo, quindi... pace sempre. Sempre, sempre e comunque. E forza Napoli comunque. Forza Napoli. Sempre. Bene, 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 bene. Lucio, settore gate della curva B, tra poco noi ci spostiamo e entriamo anche nel gate della tribuna. Buonasera. Buonasera. No, no, sì, non sto qua per la partita. Ho capito, è per la pace però. Sì, sì, comunque. Ci manca solo la televisione. Salve. Forza Napoli. Forza Napoli sempre. Mi perdoni, era il telefonino, però era così... No. Sì, forza Napoli sempre. Forza Napoli sempre. Lucio l'abbiamo beccata che stava al telefonino, non si sa con chi. E io... Eccoci qua. Allora, buonasera. Buonasera. Siamo pronti. Ciao. La prima... Mascherina su, mascherina su. La prima cosa, forza Napoli e fai finire questa guerra. Dio ti amo. Guarda, ho portato la... Vedi? La guerra deve finire. Sì, e anche il Covid, perché non ne possiamo più. Buonasera e forza Napoli. Forza Napoli e te, buona partita. Tra pochissimo... La linea, perché c'è la formazione ufficiale del gate. Napoli. Torniamo tra pochissimo da te, sono arrivate le formazioni, quindi le diamo... Va benissimo. ...in diretta, ovviamente, appena arrivate. Eccola qui, con Ospina tra i pali, Koulibaly e Rachmani al centro della difesa, Mario Rui e Di Lorenzo sulle fasce, Lobotka a fianco di Fabiani, Insigne, Zielinski, Politano da sinistra verso destra, Osimhen lì davanti con Dries Mertens pronto a subentrare. Carlo, abbiamo anche quella del Milan, ufficiale anche quella rossonera. C'è un 4-2-3-1 per Pioli con Maian tra i pali, Calabria sulla destra, Kalulu e Tomori, centrali di difesa, Teo Hernandez a sinistra, centrocampo con Tonali e Bennacer, Messias come ala destra del Milan, che sì, trequartista, Leao sull'altra fascia, Giroud punta centrale. Perfetto, queste le formazioni ufficiali. Mentre vi parliamo, tra le altre cose si giocano gli ultimi 20 secondi di Juventus-Spezia, con la Juventus in vantaggio per 1-0, decide il gol di Alvaro Morata. Mancano pochissimi secondi alla fine per una vittoria che sarebbe importantissima per la Juventus, che si metterebbe anche sotto al Milan e al Napoli, ovviamente. Vorremmo darvi il risultato in diretta alla fine della partita. Eccola. Che proprio in questo momento finisce con la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri, decide il gol dello spagnolo Morata e quindi Juventus, che nonostante le tantissime difficoltà, perché nel secondo tempo ha giocato soltanto lo Spezia, praticamente riesce a portare a casa tre punti pesantissimi in questo campionato. Ritorniamo ancora da Dino Piacenti poi dopo e chiedo ancora agli amici da casa di pazientare, perché ovviamente siamo in diretta all'esterno dello stadio, facciamo parlare i tifosi, tantissimi tifosi che questa sera gremiranno l'impianto di Fuorigrotta. Zio Dino, torniamo da te. Eccoci qua, Lucio. Allora, siamo ritornati naturalmente, stadio Diego Armando Maradona, per le impressioni. Vedo anche pubblico femminile, ci precipitiamo subito per parlare anche con loro. Buonasera. No, buonasera. Buonasera, buonasera. Ma com'è? Oh, allora, siamo pronti? English. Are you ready? I'm so ready. I'm so ready. Hello. Naples, one. Naples number one forever. Forever. We're winning. Look. Naples is the beautiful city and the beautiful, beautiful football. City, great food, and the best football in the world. Where do you come from? The United States. Oh, let's see. No war. No war. No war. Peace. No, war is gross. Peace forever. Peace forever. E allora, naturalmente, ci precipitiamo. Anche qui tanti tifosi e tante ragazze allo stadio. Buonasera. Salve. Allora, siamo pronti? Sì, sì, certo. C'è l'emozione giusta, sì. C'è la giusta adrenalina? Sì, certo, bene. C'è il giusto clima. Le facciamo anche cantare, siete pronte? Le mascherine! No! Un giorno all'improvviso, la conoscete? No! Ma da dove venite? Argentina. Siamo di Argentina. Argentina!
Dios, la mano di Dios, Diego Armando Maradona. Adesso vediamo se canta. Oh mamma mamma mamma. Oh mamma. Perché mi lascia il corazon. Ho visto Maradona, ho visto Maradona. Mamma, innamorato sto. Oh mamma mamma mamma. Oh mamma mamma mamma. No, sai perché? Dall'Argentina. Loro non le conoscevano. Allora, siamo pronti? Prontissimi, prontissimi. La mascherina dov'è? Eccola qua. Eccola qua. Allora, pronti. La sensazione c'è, ma la non lo diciamo. C'è. Se succede... Ho fiducia. Vinciamo 2-1, ragazzi, stasera. 2-1. Quindi questo, hai detto il pronostico, non bisogna mai dirti. Sono fiducioso perché ho seguito la squadra in settimana, è carica, il mister... sempre al top, ci siamo. Una squadra che ha riconquistato i tifosi, cioè mi sembrano quei grandi incontri degli anni 80-90 quando c'erano Gullit, Van Basten, Rijkaard, Maradona, Giordano, Careca. Non c'ero, ma quei tempi li ho visti, te l'hanno raccontato. Li ho visti, certo, e dico che merito anche del grande cuore napoletano che nonostante tante difficoltà è sempre presente. Meritato, perché la squadra merita vicinanza. Forza Napoli e pace nel mondo, non la guerra. Non la guerra. La guerra e pace. Viva la pace. Grazie. Allora, siamo pronti? Sì, prontissimi. Ciao, con sciarpa, sciarpate, venite da dove? Okay. Sorrento. Da Sorrento, che bellissima la penisola sorrentina. Allora, squadra forte, competitiva del Milan, chi sono i calciatori che vi fanno più paura? Quale calciatore togliereste alla squadra di Pioli? Ibra per fortuna non gioca, è il più pericoloso. Meno male, poi? È una bella squadra, speriamo che il Napoli metta in atto una bella prestazione, perché la può fare assolutamente, quindi paura assolutamente non ce n'è. Assolutamente. No alla guerra, sempre pace nel mondo. Sempre. Bravi, buona partita ragazzi, grazie. Buona partita. Ciao Dino. Hola, allora. Ti ricordi di me? No, mascherina, siamo in diretta su TV 1, 1 Azzurra Stadio. Napoli. Napoli da Morra. Oh, Morra di San Avellino. In provincia di Avellino, qui allo stadio, quindi sensazione giusta? Sì. Forza Napoli. Sempre. Forza Napoli. Caro Diego, noi ci spostiamo. Anche per sentire un po' tutti i tifosi. Ecco qua, entriamo. Sera, ancora file. Eccoci qua. Allora, la sensazione è quella giusta? Sì. Pronti? Prontissimi. Carichi? Carichissimi. Carichi. Quindi, non vi chiedo il pronostico, solitamente non si chiede. Però la squadra vi piace, l'allenatore Spalletti abbia veramente conquistato il cuore dei napoletani. Sì. Spalletti sta facendo belle cose a Napoli, specialmente questo girone di ritorno, siamo tra le favorite, diciamo. Non lo voglio dirlo, ma stiamo andando veramente bene. Meno male, forza Napoli. Forza Napoli. Sempre. Allora, Giorino, torniamo mascherina. In studio che ci abbiamo la pubblicità. Ci abbiamo due minuti e torniamo tra pochissimo. E allora, al rientro vi ricorderemo le formazioni ufficiali, mancheranno circa 40 minuti all'inizio del match. Prendo una telefonata al volo perché so che c'è un amico che ci ha chiamato 20 minuti fa praticamente dall'inizio della trasmissione. Pronto? Lo mandiamo? Pronto? Prima che ci mandi lui direttamente a quel posto lì. Pronto? No, e allora andiamo in pubblicità. A tra pochissimo. 5 minuti all'inizio del match tra Napoli e Milan, tra poco vi ricordiamo le formazioni ufficiali, scontata quella del Napoli, quindi nessuna variazione, quella del Milan ve la diciamo tra pochissimo, con che si è schierato trequartista Ibrahimovic, parte dalla panchina, quindi titolare questa sera al fianco di Leao, Olivier Giroud, occhio alla catena di sinistra, come ci diceva Carlo Iacono. Che cosa teme maggiormente di questo Milan? Lo chiediamo subito al vero grande esperto di questa trasmissione di calcio, ossia Danilo Coppola. Buonasera a tutti. No, io l'unica cosa che temo del Milan è proprio Giroud, perché è un giocatore che... Ma non è vero, durante la pubblicità mi hai detto, ah bene, uno mancante. Vabbè, mi stai attribuendo delle cose che non ho proprio detto. Addirittura hai detto, ah, chi le cammina la seggio? È una partita difficile. Vuoi che vada avanti dicendo tutto quello che hai detto durante la pubblicità? La gente mi conosce, sa che io sono per la pace. Quindi, allora, è una partita difficile. Il Milan sta con sangue agli occhi. Ma perché ridi? C'ho tiro pizza a riso. Non lo sai fare. E allora il Napoli non deve temere niente. Ragazzi, allora, il Napoli è padrone del proprio destino. Noi che diciamo quello che pensiamo oramai da 4-5 anni...
vi dico la verità, 9 punti dall'Inter, noi ci siamo permessi di dire che Napoli vinceva lo scudetto. Adesso stanno salendo tutti quanti sul carro dei vincitori. La mia idea non cambia assolutamente. Il Napoli è padrone del proprio destino, è molto più superiore del Milan, superiore all'Inter, non molto più superiore, e alla Juve non ha contato. Anche se, visto che ha vinto stasera immeritatamente, hanno cambiato la regola nel campionato italiano. Sì. Da domenica prossima tutte le partite che vince la Juve valgono 6 punti. Babbare si cepiglia. Benissimo. Allora, con questo messaggio di pace nei confronti dei tifosi juventini che ci staranno guardando in tantissimi come sempre, giriamo subito la parola, soprattutto la linea, a Dario Tudisco per sapere le quote live della partita, ma abbiamo anche tantissime curiosità a proposito e del Napoli e del Milan e sulla corsa a scudetto. Buonasera Dario. Buonasera, buonasera a tutti. Sì, partita molto importante, andata molto difficile, anche se secondo i nostri quotisti Napoli è nettamente favorito rispetto al Milan. Quota 2,16 vittoria Napoli, 3,57 Milan. Quindi c'è una bella difformità. X3,37, partita da gol, quota 1,75, per la prima volta nel campionato, questa volta la quota over è più alta di quella under, quindi insomma non si prevedono molti gol. Per quanto riguarda invece i marcatori, cosa Osimhen 2,25 per il Napoli, seguito da Insigne a 2,75, Politano 4, Zielinski 4,50. Giroud probabile marcatore invece per il Milan con quota 3, seguito da Leao a 3,50, Diaz 5, Messias 5. Quota particolare di oggi è se ci sarà un calcio di rigore. No 1,35, sì 2,57. Dario, ovviamente torneremo tra pochissimo da te. Intanto volo all'esterno dello stadio, anche perché vedo zio Dino Piacenti che è stato bravissimo nell'intercettare, un grande imprenditore che è Ciro Sorbino, ma che è soprattutto un grandissimo esperto di calcio, grandissimo malato tifoso del Napoli e che ogni lunedì tra le altre cose ci regala dei pezzi fantastici sul giornale Il Roma. Ciao zio Ciro, ti do la linea a te invece zio Dino. Ah, Lucio, grazie, eccolo qua il grande imprenditore, grande amico nostro Ciro Sorbino. Allora, ciao Lucio, buonasera a tutti. Ciao zio Ciro. Allora, pace nel mondo. Pace nel mondo, la prima cosa, no war, amore, sperando che finisca presto, veramente finisca presto. Sicuramente sì, questa guerra si sta un po' spiazzando, dopo 2-3 anni di pandemia, cominciare una guerra insieme alla pandemia è durissima, speriamo che passi per tutti. Assolutamente, parliamo di calcio, sei un grande esperto di calcio, allora, mi sembrano un po' Ciro quelle sfide anni 80-90, Napoli-Milan con Rijkaard, Gullit, Van Basten, Maradona, Carreca, Giordano, ha un po' quella sensazione questa partita? Sì, effettivamente ha quella sensazione, stasera è una partita durissima e sono quelle partite. Quelle partite, io penso che per vincere uno scudetto queste partite deve vincere, altrimenti non c'è scusa, non c'è rimedio, ci potranno essere rammari. Domenica andiamo a Verona, è una partita anche difficilissima, il successo di stasera sicuramente andremo a Verona con entusiasmo diverso. Quindi è una partita decisiva questa scena? Secondo me sì, è una partita importantissima, hanno 10 partite alla fine e stasera si deve vincere per forza. Assolutamente. Chi temi come calciatore? Se potessi, quale calciatore toglieresti al Milan in questa partita? Non è il Milano di una volta, dei tempi che parlavamo noi, è una squadra, è un collettivo, non già di grandi fuoriclasse. Ringrazio Ciro Sorbino, che tra poco arriva Maurizio Aiello, se lo becchiamo lo intervistiamo. Ciao. E da un grande imprenditore, io c'ho il presidente del Napoli in esclusivo, ci credi Lucio? Come no, non ce l'abbiamo sempre noi. Aurelio De Laurentiis. Ciao, buonasera. Presidente, mi saluti Lucio Pierri. Ciao Lucio, un bacione. Ciao Presidente, ti aspettiamo sempre qua. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Lucio, ce l'abbiamo in esclusiva, sono noi a TV Luna, il Presidente, diciamo. Presidente, in studio da Lucio Pierri, lei quando va? La invita sempre, ma lei non va. Penso uno di questi lunedì ci vado. È capito a fondo, io lo bravo. È capito a fare. Lucio, cosa viene a fare lunedì in studio? Quando gioca a di domenica. Quando lui fa la trasmissione. Basta. Sì, ma lui, il presidente, tutti i martedì sempre su TV Luna, però. Quindi lo potete guardare e poi qualche volta andrò a trovare anche Lucio Pierri in diretta. Esatto. Con piacere, con piacere. Dino, volevo dire una cosa. Oggi che ne siamo in tanti, parliamo di pace, perché la pace è il motto di oggi. Tutti i tifosi, oltre ad essere tifosi del Napoli, dobbiamo divulgare la pace nel mondo. Bene, ottimo messaggio, Presidente. Forza Napoli. Grazie, grazie. Un abbraccio. Forza Napoli, ciao, 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 ciao a tutti, ciao, Forza Napoli. Ciao, ciao, ciao.
Lucio, tanti ospiti, che sai che non becchiamo Ibrahimovic all'ingresso della tribuna tra poco dal campo. E allora, eccolo qua, un altro super tifoso. Guarda chi c'è, Lucio. Ciao Lucio, buonasera. Oh, grande. La coppia si riforma, porta bene. Ciao Francesco. Si ricompatta la coppia da Cam. Esatto, Francesco, esatto. Cammarota, allora. L'attesa sale. L'attesa sale, la pace, vedi, ho la bandierina. Bravo, stasera. Bravo, bravo, ottima cosa. E... ci vuole la pace. Bravo, e anzi speriamo che sia tutto bene anche per l'Ucraina. Assolutamente. Una, poi alla fine non fa rima, ma una bella bomba invece di Osimhen. Ecco che va bene. Noi torneremo, Lucio, dal nostro amico Gamma, perché il museo lì al Cistinola. Forza Napoli. È fantastico. Dai, dai. Va bene, vi aspetto e organizziamo una bella cosa. Forza a Napoli. Francesco, ciao a tutti. E pace, pace nel mondo. Pace nel mondo, sempre. Ciao pace Francesco, ciao, 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 ciao. Quanti ospiti? Quanti ospiti, Lucio, questa sera? Veramente tanti. Vai, per beccane questa ancora, grande partita, vai, Zionino, vai, vai, vai. Ne becco come? Tifosi VIP, tifosi VIP. Tifosi anche lì. So che ci sono tantissimi attori stasera. VIP. Allora, vieni, ci spostiamo, andiamo proprio all'entrata delle tribune, chiaramente per verificare se riusciamo a beccare qualche altro VIP che è prontissimo per entrare e gustarsi questa bellissima partita Napoli-Milan. Partita decisiva, adesso andremo anche a chiederla a loro, chiaramente, e vediamo un po' che cosa ci rispondono, qual è la loro sensazione, qual è la loro emozione. Allora, eccoci qua che ci siamo. La sensazione è quella giusta? Sì. Siamo preparati? Certo, stasera vinciamo. Siamo per la pace però. Certo. No guerra. No guerra. Forza Napoli sempre. Insomma, Spalletti ci sta regalando belle soddisfazioni, ha messo su un organico bello, c'è una bella empatia di spogliatoio, insomma, complimenti a Spalletti. Certo, è un bravo allenatore, sta dando grandi soddisfazioni, siamo contenti quest'anno. E meno male. E meno male. Forza grazie. Napoli, buona partita. Zio Dino, facciamo allora. Così. Che ma fa? Facciamo sì. Così, Zio Dino. Riprendi la linea, richiamaci immediatamente non appena riesci a intercettare qualche tifoso VIP, visto che sei proprio lì all'ingresso della tribuna autorità. Noi intanto, aspetta, ecco, hai beccato uno a loro. Chi c'hai? Ce l'ho un VIP, c'ho un VIPone, c'ho qui, c'ho Gaetano Ambrosca, senza mascherina, chi se ne frega, tanto è vicino. Prezioso casa, allora, sponsor del Napoli. Chi saluto che è in studio. Ciao Gaetano, ciao. Prezioso ciao. Casa, sponsor del Napoli, ti saluto anche Lucio che è in studio. E allora, Gaetano, la sensazione qual è? Te l'ho detto, sono scaramantico. È quindi... scaramantico, difatti non ne parliamo. Però guarda come sono venuto allo stadio. Con la pace, sì. Effettivamente, bella iniziativa. Oggi però ci dedichiamo questa oretta e mezza solo alla partita. È vero. Zio Dino, sai perché non ti dice il risultato? Fai il prezioso, mi fai il prezioso. Fai il prezioso. Tu fai il prezioso, perché non vuoi dire il risultato? Sei prezioso, diciamo, in questo momento. No, veramente sono molto scaramantico, veramente. Sono tifosissimo del Napoli e quindi non mi vorrei pronunciare. Meglio così, dai. Bravo, bravo così, Gaetano. Lo conosco da tanti anni e poi ricordiamo che Gaetano, grande imprenditore, eccellenza campana, con le sue sedi a Salerno, Avellino e Castelvolturno, prezioso casa, insomma, è oramai... un marchio conosciuto in tutta Europa e complimenti sempre per tutto quello che fai. Grazie Dino, abbiamo abbracciato anche il Napoli, ormai siamo sponsor del Napoli, credo dal 2009. Che dal 2009 siamo i produttori ufficiali della cameretta. Bene. Del calcio Napoli. Hanno detto grande presidente Lucio, sarà il futuro presidente del Napoli, glielo auguro. Come finirà la partita? Non te lo dice, non te lo dice. Ciao, voglio salutare lo studio. Ciao, saluti allo ciao. Studio, a te la linea Lucio, ciao, a tra ciao, poco. Ciao. Allora, ovviamente noi facciamo il tifo per Arredamenti La Marca. Ragazzi, adesso non ce ne voglia prezioso casa, sponsor del Napoli, ma per noi numeri uno restano Arredamenti La Marca, i miei amici Angelo e Carmine. Che non finiscono di montare. Hanno già montato tutto, hanno già montato i fratelli La Marca, allora, ma che scherzi. Andavo a correre, andiamo al telefono, pronto? Pronto, Lucio. Eccolo qua, amico mio, come stai? C'è Peppe, Lucio, Peppe. Grande Peppe. Bravo Peppe, come stai Peppi? Lui ci sono una chiave, sai perché? Sì, che succede dal giornale? Sì. È tutto che le creature. Hai ragione, Peppe, hai ragione. Allora lui ci tengono finta che non sta tanto bene, no? Ma ce le muovo perché mi nebolisce. Allora avrei le creature che compadre l'ha già fatto, che l'ha già fatto.
ma perché ne prima siamo tutti quanti? Hai ragione, è una guerra insensata, è una guerra insensata, illogica, non ci sono parole. Non sta bene, non sta bene, che hanno tutti cercato lui, cercato lui. Hai ragione. C'è mio padre, non fa male all'epoca che cresce. Hai ragione, hai ragione. Io oggi ho visto un pezzo bellissimo del Maestra Abitabile fatto a domenica in tutto quale sono che creatura, hai ragione Peppe. Non è il caso, io sono costretto in casa per cose mie, altre cose. Ho mandato mia mamma a piazzare il catalice, ci ho dato una piccola somma, insomma, sì. Mamma, ma a casa sta lì vicino, no, che sta vicino che là. Ne hanno bisogno, ne hanno bisogno, bravo Peppe. Mia mamma lui ha cattato tutte queste cose. Mia mamma mi dà ragione, è pensionato. Ha dato ragione a sua e ha cattato tutto questo vicino alla piazza del Candace. Dico a tutti i napoletani, noi che siamo i cori, noi siamo bravi. E alla piazza mercato hanno bisogno di tutto quello, hanno bisogno dell'acqua, luce, un gas, hanno bisogno di tutto quello. Perché non sconnacciate i putini e stiamo ma avere ragione, ma avere due le creature e fare già si sì, quindi questo. Assolutamente. Ma la guerra uomo è uomo, no? Che bravo, dice, bravo Peppe, la guerra non andrebbe fatta a prescindere, soprattutto una guerra del genere che non ha senso. Scusami questo. Ma quando mai Peppe, anzi grazie per aver utilizzato TV Luna per il tuo messaggio. Hai ragione Peppe, hai ragione. Noi intanto abbracciamo te e mandiamo un grande bacio a tuo figlio. Un bacio. Ciao Peppe, sempre Forza Napoli, sperando che possa regalarci un sorriso in queste ore così tristi per l'umanità tutta. Anzi, a proposito, colgo anche l'occasione dell'assist che mi ha fornito Peppe per leggere un messaggio bellissimo che mi ha inviato poc'anzi il presidente di Eton Textile, il dottor Ciro Cozzolino. Con il cuore e il pensiero al popolo ucraino, la vittoria di stasera è dedicata per una rapida soluzione di pace. Sempre Forza Napoli, sia l'importanza della partita, e su questo non c'è dubbio ragazzi, ma non possiamo ovviamente chiudere gli occhi di fronte a una tragedia che è molto più vicina di quello che possiamo pensare. Non si combatte solo e soltanto lì, e speriamo che veramente nelle prossime ore sappiano trovare un'intesa, una soluzione ad una guerra che non ha senso, che è stato deciso da un pazzo. Torniamo al calcio, lo Botka Dazon, battaglia vera, vedremo chi avrà la meglio. Ecco, io per esempio dei termini battaglia e guerra questa sera le eviterei. Comunque, detto questo, ovviamente non vuole essere una polemica nei confronti di Lobotka in questo momento. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Lucio, Mimmo. Ciao Mimmo, buonasera. Buonasera a voi. Intanto non dimentichiamoci sempre il primo obiettivo che era le quattro di Champions, quindi certo, con piedi per terra. Pensiamo a sta fatto e pensiamo il capolavoro che ha fatto la Roma ieri sera, quindi allontanando ancora più l'Atalanta per il quarto posto. Sì. Partiamo da questa base qui, che è fondamentale perché uno scende in campo con un altro tipo di serenità. Bazzolini ha fatto il capolavoro di non cacciare fuori 5-6 giocatori della Juve, ma soprattutto ha dato un rigore con mezzo metro. Per la prima volta lui ha nascosto le immagini. Vlahovic sta con 2 metri in fuorigioco, ma hanno chiamato amici che stavano sul campo e 2 metri di fuorigioco. Lui ha fatto vedere un'immagine che c'era ancora, che era ancora in gioco. È una cosa pazzesca quella che si sta verificando nel campionato. Però voglio dire, una Juve che deve avere 37-38 punti ne ha 53, ma il resto noi stasera prima di tutto ci concediamo, uno che avete intervistato, ci concediamo queste 2 ore di svago in una settimana nera, nerissima purtroppo, per tutto ciò che sta succedendo. E quindi ci distraiamo e chiediamo pure perdono a chi ci sta vedendo e a tutte quelle famiglie che dice che abbiamo questa possibilità. Vedere quei bambini è straziante, ma alla fine io rimango nella partita e ti dico che per scaramanzia ti ho chiamato e vi ho chiamato stasera perché grazie, ogni volta che mi chiamo qualcosa succede. Grazie Mimmo. Qui. Ciao Mimmo, un abbraccio e grazie per la tua sensibilità. Dopo. Ovviamente dimostrata anche questa sera. Danilo, è chiaro che il gol di Fabian Ruiz al 92esimo della settimana scorsa ha dato un'importanza pazzesca a questa partita, ma soprattutto ha saputo poi ricreare un'atmosfera che nelle ultime settimane si era un po' persa, no? Tu l'hai detto, noi quando eravamo a -9 dalla capolista, dall'Inter,
insomma ci prendevano quasi per pazzo che continuavamo a parlare di scudetto e di una squadra attrezzata per arrivare fino in fondo. Fa bene Mimmo a ricordare come l'obiettivo vero stagionale del Napoli sia il ritorno in Champions, e direi che a questo punto insomma i giochi mi sembrano abbastanza delineati, con le prime quattro che dovrebbero essere quelli da qui alla fine del campionato. Per adesso sei lì e te la devi giocare fino alla fine. Sì, ero d'accordo fino a qualche settimana fa per il fatto che dovevamo combattere non si deve usare, che dovevamo raggiungere la Champions League, però adesso sono convinto che la Champions League a questo punto sta stretto a Napoli, sta stretta la qualificazione alla Champions. In Napoli con il gol di Fabian a Roma ha dato come dire serenità all'ambiente, non so se hai visto le immagini, non di adesso perché sennò non danno serenità. Adesso, se guardiamo il campo... Ma perché stai guardando dalle 8, per questo tu non sei, non sei sereno. È un fan apposta, hai capito? Perciò, vabbè. Comunque il Napoli, con il gol di Ruiz, ha messo innanzitutto fiducia in se stesso. E poi dobbiamo anche capire, qualora dovesse non avvenire quello che tutti speriamo, cioè una vittoria stasera, dobbiamo stare tranquilli perché il Napoli è sempre lì. Il Napoli è una squadra forte, sa quello che vuole, e guardate, dopo, prima di una partita del genere che può veramente può stabilire chi diventerà il futuro campione d'Italia, fare allenamenti ridendo, pochissime squadre io ho visto fare allenamenti in questa maniera. Cioè, il simbolo di grande serenità all'interno dell'ambiente. Certo, ma poi questo è anche merito, è solo di, Spalletti, merito di Spalletti, che . Ha dato mentalità a quello che mancava al Napoli. Però tu ci stai riuscendo stasera a farmi parlare e cose che io non voglio parlare, che me ne rire. No, devi parlare di calcio e fai bene a sì, parlare. Sì, va bene, perché poi gli altri dicono ma tu non sei giornalista, e mai volessi, ma tu capisci il pallone. Però no. Detto questo, non possiamo... però non lo possiamo dire e non lo diciamo. Andiamo piuttosto al telefono e poi andiamo da Dario Tedesco. Pronto? Oi Lucio, buonasera. Ciao Enzo, carissimo, buonasera. Buonasera Lucio. Allora Enzo, ci siamo? Ci siamo, speriamo. Io purtroppo stavo anche io sullo stadio San Paolo il 1° maggio. Ah, bello. E abbiamo pianto certo. Acrime amare. Hai capito? Lo so. E allora speriamo che vada tutto bene stasera. Comunque stasera segna la nostra difesa, segna qualcuno della nostra difesa. Ah, Rachmani magari, di testa, Koulibaly, magari. Qualcuno di testa. Va bene Enzo, grazie. Un saluto a tutti quanti. Ciao. Ciao, sarebbe ciao, bello poi un gol di Enzo, un gol di Koulibaly sarebbe eccezionale perché ci avvicinerebbe a quel sogno scudetto restituendoci quello che è stato tolto sempre. Dopo il gol di Koulibaly di testa, ha fatto di qualche i compiti anno a casa fa. Enzo però sì, perché il Milan è la seconda squadra che ha preso più gol su sviluppi di calcio d'angolo. Il 24% dei gol subiti dai rossoneri vengono proprio da queste situazioni di gioco, solo il Cagliari ha fatto peggio, quindi Enzo ha fatto i conti a casa, ha studiato, diciamo, e pensa che segna un gol di Koulibaly se deve 96esimo e non sarebbe male perché sono quelle cose proprio a dire dovete morire, come ho detto l'altra volta, con il fieto, eccetera, eccetera. Non si può ripetere. Non adesso. Si può ripetere. Salutiamo Gaetano e invece andiamo ancora da Dino Piacenti perché lo vedo in compagnia di Renato Massa di MSC Crociere. Esatto Lucio, il nostro amico Leonardo Massa, MSC Crociere, benvenuto su TV1 Azzurro Stadio. Sempre un piacere incontrarti davanti allo stadio, sempre un piacere parlare di calcio in occasioni come queste. E allora parliamo di calcio, queste sono quelle sfide, Leonardo, che ricordano un po' le sfide anni 80-90 Napoli-Milan, quelle sfide belle, importanti. Verissimo, ci auguriamoci di vedere una partita innanzitutto bella, corretta e poi inevitabile da tifoso dire Forza Napoli. Inevitabile. Quale calciatore toglieresti a Pioli questa sera contro il Napoli? Ma nonostante l'età dico che Ibrahimovic è pericoloso e poi oggi dobbiamo concentrarci su noi stessi, essere aggressivi, non perdere lo spirito che nelle ultime partite non sempre abbiamo avuto e sono certo che sarà un grande spettacolo di calcio. Un imminente Lucio appuntamento importante per MSC Crociere alla BMT, giusto? Borsa del Turismo del Mediterraneo. Verissimo, è un momento non facile per il turismo ma è importante ripartire.
settimana, fra due settimane BMT qua a Napoli, ed è l'appuntamento che segna proprio la ripartenza del turismo estivo e anche una ripartenza per Napoli, per l'economia e l'indotto che su Napoli generiamo. E poi Leonardo, no war, pace nel mondo. Assolutamente, mai come in questo momento, questa guerra è devastante sotto tutti i profili, e pensare sotto l'aspetto umanitario che ci sia tanta gente che nel 2020 in Europa sia costretta a soffrire è veramente assurdo, una cosa pazzesca. Buona partita Leonardo. In bocca al lupo. Grazie, e ci vediamo, grazie dopo. A Leonardo. Saluti. Massa, grazie, eccolo, grazie. Qua, Lucio. Torniamo tra pochissimo. Bene, da te, zio Dino. Allora, a proposito del raffronto tra Napoli e Milan, caro Dario, mettiamo a confronto il cammino delle ultime giornate di campionato tra il Napoli e il Milan. Il Milan ha perso per strada punti pesantissimi contro le cosiddette piccole proprio nelle ultime giornate. Sì, diamo un'occhiata con l'aiuto della regia, come vediamo come arrivano le squadre a questa importantissima partita. Innanzitutto la quota scudetto. Sì. In questo momento l'Inter è favorita con quota 1,77, seguita dal Napoli a 3,45. Ecco, perché poi ragazzi ricordiamolo che potenzialmente l'Inter è la vera prima in classifica, perché deve giocare ancora una partita. Una partita. Comunque la squadra è campione in carica. Quindi. Sì. Quindi quota Inter 1,77, Napoli 3,45, Milan 4,50. Quindi anche se in questo momento Napoli e Milan hanno gli stessi punti, Napoli è leggermente favorito per quanto riguarda i bookmaker. La media punti alla 28ª giornata, ovviamente, in virtù del fatto che hanno lo stesso punteggio, quota Napoli e Milan 2,11. Questo è un dato molto importante, dopo capiremo il perché. Quota invece Inter media punti 2,15. Gli ultimi 5 come sono andati? Napoli e Milan hanno fatto praticamente gli stessi punti. 3 vittorie e 2 pareggi per il Napoli, 3 vittorie e 2 pareggi con il Milan, quindi arrivano a questa partita sostanzialmente con lo stesso stato di forma. Negli ultimi 5 incontri invece Napoli-Milan che cosa è accaduto? Anche qui c'è, voglio dire, un vantaggio, un piccolo vantaggio del Napoli. Negli ultimi 5 incontri Napoli ha vinto 2 volte, abbiamo pareggiato 2 volte e perso una volta, l'ultima volta insomma a Napoli abbiamo perso 3-1. Punti alla 28ª giornata dell'anno scorso, quindi ne abbiamo fatto, questo è molto interessante. Abbiamo fatto un raffronto rispetto a quella che era la classifica in questo momento dell'anno scorso. L'Inter è a 10 punti sotto, il Milan a 2 punti sotto e Napoli è a più 4. Ricordiamo che l'anno scorso l'Inter vinse lo scudetto con 92 punti, Milan finì secondo a 79, quindi sarebbero bastati 80 punti per vincere lo scudetto. Certo. Oggi, con la media punti che c'è oggi, praticamente è possibile che se Napoli stasera dovesse vincere, avrebbe una media punti di 2,14, che rapportata alle 38 partite, Napoli raggiungerebbe 81 punti, che potrebbe essere già quella una quota utile per vincere lo scudetto. Hai capito? Quando dico il signore dei numeri, stia zitto lei, abbassi lo sguardo, Coppola, impari. Ultima slide, possiamo vedere quali saranno i prossimi impegni delle tue squadre. L'ultima slide è il suo conto corrente personale. Vabbè, pensa un po', vai. Vai, tu disco, vai. Ok, Napoli incontrerà Verona, Udinese, Atalanta, Fiorentina e Roma, mentre i prossimi impegni del Milan saranno Empoli, Cagliari, Bologna, Torino e Genova. Sappiamo già che la Salernitana ha perso ieri con l'Inter, quindi seguiranno Torino, Fiorentina, Juventus e Verona. Diciamo che probabilmente l'Inter è quella che è il calendario un po' più complicato. Più complicato quello dell'Inter. Sì, assolutamente. Il Milan è quello più semplice. Poi Napoli e Milan. Quindi sarebbe importante stasera vincere proprio per metterci piccolo vantaggio rispetto al prossimo calendario. Telefono, pronto? Pronto? 081-728-1414, Andrea, ciao. Io prima di tutto faccio i complimenti con la trasmissione. Grazie Andrea. La seconda cosa, ho più invitato a casa e vi invito ancora, affinché non andiamo avanti. Invito a tutti lo studio di Filone. Con grande piacere verremo. E noi dobbiamo incontrarci qui a Caserta. Il signor Coppola dove sta? Eccolo qua, è tutto tuo. Eccolo qua. Eccolo qua. Signor Coppola, dimmi. Guardate un attimo. Dimmi. Ecco, inquadrate Coppola per piacere. Vuole parlare con Coppola? Inquadratevi Coppola, eccolo là. Dimmi Andrea, buonasera. Signor Coppola. Dimmi. Io ti stimo come uomo e come padre. Grazie. E ti voglio bene. Oggi faccio un messaggio, non dico a Napoli, pace, che si rimasta stasera la pace per tutti in voi, perché logicamente non si può andare più avanti.
perché la vita è diventata difficile. Questo Putinho, questi tutti alleati, dobbiamo firmare per la pace, anche stasera sì. Poi ti dico un'altra cosa, caro Coppola. Se n'è andato Wilson, le sue condoglianze si mandano. L'ex capitano della Lazio. Il Wilson della Lazio. Domani sarà a Campidoglio a Roma. Dobbiamo ricordarci qui. Ti dico una cosa, oggi non parlo del Napoli, non parlo proprio, perché parlando ci stanno tutti quelli maladetti che non sono tifosi del Napoli, stanno tutti a suppare un pane. Io ti dico una cosa, lo vieni in trasmissione, mi prende tutte le mie responsabilità. Che Dio vi benedica tutti quanti. E siamo Forza Napoli. Sempre Forza Napoli. E Forza Napoli. Bravo Andrea, è sul tuo triplice Forza Napoli come sempre che porta benissimo. Andiamo in pubblicità e poi siamo pronti al ritorno per iniziare a raccontarvi le emozioni di Napoli-Milan. Vale uno scudetto, restate con noi.